classifica. Sale con la mucca. Ma per favore, lascia la mucca tranquilla che eccolo qui, Marcello va a prendersi da bravo. Però Marcello ricorda che Napoli ha sbagliato tutti i rigori. Eccoli qua. Se poi li sbagliano, Fabio, non è che gli Fabio, possono anche trasformare. Possiamo dire solo una cosa che mi chiedono da tanto tempo: che per un uomo di altezza normale sì, la scala arriverebbe qui. Vabbè, nel caso di Chirico invece. Vabbè. Va bene, allora andiamo. Vabbè, è arrivato, adesso arriva col cane, così abbaia. Sentite abbaiare il pastore Santo. Quello mi fa ridere, quello mi piace. Ragazzi, non vi sto, a me anche se sono 22:57, non voglio portarvi troppo per le lunghe. Vi dico che la side B è guidata dal Parma, che anche se ha perso con l'Udinese 3-0 comunque è rimasta in testa, che qua, guardando le posizioni delle squadre che ci interessano, allora l'Inter purtroppo sprofonda. L'Inter sprofonda. Sprofondo Inter. Va sempre più giù. Sempre più giù, non riesce probabilmente a qualificarsi. Basta. Poi abbiamo la Lazio che è fermata a 51, agganciata dalla Roma, perché stasera la Roma aggancia la Lazio definitivamente, in quanto la Lazio non ha fatto punti. La Fiorentina, attenzione al CAI, due cani lì, 55, perché si fa pericolosa. Il Milan, mi dispiace, ieri sera era la campione d'Italia nella classifica, quella vera, quella di Gagliani. La GAL classifica. La GAL classifica, stasera è non solo è terzo qua nella classifica finta, ma è anche secondo nella classifica qua. Il Napoli, mi dispiace, napoletani, dovete continuare a distrarvi col vostro mandolino. Napoli 63, basta, è lui, ma poi bello, che figura ci fa? Due cretini. Ma io sto muovendo il cane, non sono io che paio. Piano, è qua, piano. Ragazzi, ieri sera, guarda che cretini, guarda che stupidi, ma due stupidi. Ma guarda che ragazzi, scusa, mo, mi dai il dentifricio, per favore. No, però uno in piedi sulla scala che dà il futuro agli altri. C'è uno qua sulle sedie, in uno studio, e uno in 2:58. Scusami, grazie Mola, so che ti do fastidio perché so che anche te avresti bisogno di questo, però ragazzi, a questo punto, siccome avete visto quei due lì, guardate, inquadrateli, ecco, a vedere sempre la Juve in testa, si fa questa fine a di rosicare, si diventa cretini, quindi usate il rosicate, se no diventate cretini come loro due, rosicate meno, la Juve non la prendete più.